Doveva pur succedere una volta, è successo oggi, la rete mi ha lasciato, quindi la tecnologia ci ha traditi. Riprendiamo dall'inizio, per fortuna avevo cominciato soltanto da pochi istanti, quindi ne approfitto per salutarvi di nuovo. È il 26 di giugno, sono le 14, a questo punto è 32. Appunto per dire che mi collego quest'oggi in diretta da Roma, siamo tornati in aula per l'elezione dei tre segretari d'aula. Questo pomeriggio le commissioni si sono riunite, ma soltanto gli uffici di presidenza, quindi io sto lavorando a un intervento che terrò domani in aula in risposta al presidente Conte, che verrà appunto a illustrarci le linee che il governo italiano terrà nel prossimo Consiglio europeo che si terrà proprio nei giorni successivi. Le notizie di oggi sono in particolare sono tre le cose sulle quali mi voglio concentrare. La prima riguarda la vice ministra Laura Castelli, vice ministra dell'economia. Sapete, è stata una battagliera deputata nella scorsa legislatura del Movimento 5 Stelle, una delle protagoniste, diciamo, delle discussioni nella commissione bilancio. Quest'anno è diventata, con il nuovo governo giallo-verde, vice ministro dell'economia addirittura. Io la ricordo in particolare per una gaffe molto particolare che ha fatto durante la campagna elettorale, quando è andata a incontrare i dottori commercialisti nella riunione del loro ordine professionale e ha detto molto allegramente: guardate, io sono una di voi perché, pur non essendo abilitata alla professione, ho fatto spesso aiutato a fare, diciamo, delle dichiarazioni dei redditi in uno studio professionale. Naturalmente, andare a parlare di esercizio abusivo della professione presso un ordine appunto dei commercialisti è un po', non so come dire, sono l'odontotecnico e buco i denti alla gente senza la laurea in medicina. Chiaro che la platea rumoreggiò moltissimo, ma la cosa che mi colpì è che la vice ministra Castelli non si rendeva proprio conto della ragione per cui queste persone sembravano così irritate, giustamente. Tant'è che fu il presidente dell'ordine a doverle dire: sa, noi abbiamo il problema dell'abusivismo della professione, di gente che senza avere i titoli esercita la professione e ci tolgono fatturato e naturalmente non garantiscono i loro clienti, ma lei sembrava completamente caduta dal pero. Ieri ne ha fatta un'altra, nel senso che oggi il Ministero dell'Economia ha rilasciato un comunicato stampa nel quale la vice ministra Castelli, come se niente fosse, dice: ho incontrato il presidente dell'Istat Giorgio Alleva e con il presidente dell'Istat abbiamo fatto il punto sui processi di innovazione che sono in corso all'Istat, ma poi soprattutto, e leggo per non sbagliare, abbiamo fatto il punto sulle sinergie necessarie da mettere in atto con la politica per il raggiungimento degli obiettivi del contratto di governo. Ripeto, la Castelli dice che ha incontrato il presidente dell'Istat chiedendogli di fare sinergia con la politica per il raggiungimento degli obiettivi di governo. Ora, forse questo ai non tecnici sfugge, ma è una cosa abnorme, una follia. Perché? Che cos'è l'Istat? L'Istat è l'istituto di statistica che ha come compito quello di certificare i dati statistici del paese. È l'Istat che dice quanti siamo in Italia, è l'Istat che ci dice come è la curva del nostro prodotto interno lordo, se sale, se scende, è l'Istat che conta i numeri degli occupati, dei disoccupati, delle ore lavorate. Tutti i numeri che noi utilizziamo in politica e che il governo utilizza per stabilire la correttezza delle proprie politiche vengono dall'Istat. E chiaramente l'Istat ha un compito, quello di fare una fotografia che deve essere la più imparziale possibile. L'Istat deve dire la verità, deve dire quanti sono gli occupati, quanti sono i disoccupati, quanti sono i disoccupati giovani, quante sono le ore lavorate e così via. Per esempio, le esportazioni, quanto abbiamo esportato, quanto abbiamo importato, la bilancia commerciale. Ma assolutamente è fondamentale che questi dati non abbiano niente a che fare con la politica. O meglio, la politica li può utilizzare, interpretare, li utilizza per comunicare i propri risultati, li può utilizzare per tarare meglio le proprie decisioni, le proprie politiche, e quindi vedere se una certa politica produce effetti oppure no. Ma l'ultima cosa che l'Istat deve fare è creare sinergie con la politica, perché essendo l'Istat una funzione di controllo, deve essere assolutamente indipendente da chi viene controllato da essa, da esso. Faccio un esempio perché è bene che capiamo la gravità di quello che la Castelli ha dichiarato. Fatemi
Forse non tutti ricordano che nel 2009, quando si apre la voragine greca, è il nuovo governo di Papandreou che sostanzialmente va in Parlamento e dice: guardate, la nostra Istat, l'Istituto di Statistica Greca, fino a oggi ci ha detto che il nostro deficit, il rapporto tra deficit e PIL è al 3,7%, invece è al 12,7%. È in quel momento che il bubbone greco esplode. Cosa era successo? Le statistiche della Grecia erano state fondamentalmente falsificate e quindi tutti gli investitori, i greci, gli europei si erano fidati di numeri tarocchi. Questo dimostra che tutto appunto si deve fare tranne che mettere le mani in quei numeri, in quei dati. E il fatto che la vice ministra Castelli, in modo così tranquillo, dica: ho incontrato il presidente dell'Istat e gli ho chiesto di fare il punto sulle sinergie che dobbiamo fare noi politici e l'Istituto di Statistica, ci indica che questo governo o non sa di che cosa parla o potrebbe star pensando, potrebbe essere nel, diciamo, nell'idea di pensare che i numeri possano essere piegati a dimostrazione dell'efficacia di certe politiche. E io devo dire, ne ho subito parlato con i miei colleghi del gruppo, in particolare con Luigi Martin. Abbiamo immediatamente preparato un'interrogazione che andiamo a presentare perché vogliamo che la vice ministra Castelli venga in aula a spiegarci che tipo di sinergie ella vuole mettere in piedi con l'Istat, e cioè se come fa un governo civile per bene, normale, vorrà avere i numeri dall'Istat o se pensa che quelle sinergie siano destinate a taroccare i numeri come appunto successe qualche anno fa in Grecia. Io spero che non sia così, ma certo, una vice ministra che fa una gaffe di questo genere, ripeto, o non sa di che cosa sta parlando o è meglio che venga a rendere conto in aula immediatamente. Le chiederemo conto di questo. Seconda cosa di cui vi voglio parlare sono le dichiarazioni del nostro amico Di Maio, che finalmente sembra occuparsi un attimo di esportazioni, cosa di Made in Italy, cosa di cui non avevamo ancora avuto notizia. Finora si era occupato, aveva parlato di Made in Italy soltanto il ministro del turismo, dell'agricoltura, anzi, come lo chiamo io, il ministro dell'agriturismo, Centinaio, perché sapete che in questo governo hanno accorpato misteriosamente il turismo all'agricoltura. Non si capisce veramente perché. Appunto, forse sì. Vogliono promuovere l'agriturismo, che comunque è una cosa interessante. E Di Maio che cosa dice? Che vuole, sostanzialmente parla di mettere dei dazi e dice: lo faremo perché non vogliamo essere invasi da merci a basso costo, anzi vuole andare nei porti del nord Europa a vedere quali sono le merci che arrivano in Europa perché non vuole che in Italia arrivino delle merci a basso costo. Ora il problema è che per un paese come l'Italia mettere i dazi è comunque un disastro. Noi siamo un grande paese esportatore, un grande paese trasformatore, abbiamo un avanzo della bilancia commerciale importante, 48 miliardi l'anno scorso. L'anno scorso abbiamo esportato per 448 miliardi, siamo appunto il nono paese esportatore al mondo, il sesto per avanzo della bilancia commerciale, e chiudere i mercati ai nostri prodotti significa non voler bene all'Italia, significa non dare la possibilità a prodotti come i nostri, che hanno come mercato il globo, perché sono talmente eccellenti che chiunque vuole comprare Made in Italy, mettere dei dazi significa limitare la nostra economia, economia che si è tenuta in piedi negli anni della crisi proprio grazie alle esportazioni. Ma soprattutto quello che non capisce Di Maio è che quello che davvero ci fa paura non sono tanto le merci a basso costo, ma sono paesi come la Cina che in precedenza, in passato, invadevano il mondo con prodotti, diciamo così, di bassa qualità, prodotti dozzinali, che stanno facendo un'importantissima riconversione industriale. La Cina sta investendo pesantemente, per esempio, sul 5G. C'è un piano strategico cinese che si chiama Made in China 2025, nel quale, che è stato utilizzato dai cinesi proprio per investire prodotti ad altissimo valore aggiunto, di altissima tecnologia, ed è lì che noi dobbiamo essere competitivi, perché poi le nostre esportazioni sono soprattutto esportazioni di prodotti di alta qualità. Noi siamo quelli che fanno appunto il Made in Italy famoso in tutto il mondo e puntiamo in particolare a clientela che possa comprare prodotti di alto livello. Allora mi pare che la strategia di Di Maio sia una strategia, come dire, molto miope e appunto destinata a far male al paese. Guardate, voglio raccontarvi questa piccola cosa. Sapete che Trump ha imposto dazi sull'acciaio e sull'alluminio anche europei.
E l'Europa ha risposto con delle misure sicuramente proporzionali in linea con le regole dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, quindi niente di sconvolgente, però l'Unione Europea ha detto: beh, se tu ci metti questi dazi, noi colpiremo in modo chirurgico alcuni prodotti, uno dei quali sono le motociclette Harley Davidson. Ora, cosa ha fatto Harley Davidson? Ha detto: beh, se io devo adesso non riesco più a vendere le mie motociclette perché costeranno molto di più per via dei dazi, decido di delocalizzare la produzione dagli Stati Uniti ad altri paesi. E quindi che cosa sta succedendo? Qualcosa di cui Trump si sta rendendo conto? Che sta probabilmente difendendo alcuni posti di lavoro nell'industria siderurgica, ma sta perdendo posti di lavoro in altre industrie a valle della siderurgia, come per esempio l'Harley Davidson che fa motociclette. Quindi sono posti di lavoro che perderanno gli Stati Uniti perché questa azienda si sposta all'estero. E quindi sta comprendendo che le aziende americane non sono per niente contente di questo protezionismo e che il protezionismo alla fine danneggia chi lo fa. Ecco, questo deve capire molto bene Di Maio, deve capire Conte, che sono sempre molto balbettanti su queste materie, che un paese come il nostro, in una situazione di protezionismo crescente, soffre e che quindi l'Italia deve essere schierata in primissima linea contro il protezionismo e per il libero commercio, perché questo è quello che fa bene al nostro paese. L'ultimissima cosa, prima di chiudere, non posso che ritornare sulle vicende interne al Partito Democratico. Oggi quasi tutti i giornali hanno aperto sulla nostra crisi, sulla sconfitta soprattutto in Toscana, quindi a Pisa, Siena, Imola, Livrea, che non vengono controbilanciate naturalmente da vittorie come Brindisi, Ancona. È chiaro che la sconfitta in soprattutto in Toscana e in Emilia brucia particolarmente. E voglio essere molto chiaro: io penso che il congresso si debba fare subito a questo punto, non possiamo più aspettare, non possiamo in una fase come questa essere fermi perché l'assetto del partito non è definito, perché per esempio non abbiamo una segreteria che si riunisce, non abbiamo dei responsabili di dipartimento che siano effettivamente in carica, lo stesso segretario è un reggente. Quindi il congresso va fatto perché è necessario chiarire quali sono le linee politiche in campo. Ma io voglio dire subito quale sarà la linea politica che io appoggerò. Io non appoggerò nessuna marcia indietro, cioè nessun ritorno a un partito precedente, diciamo, all'era Renzi. Io credo che noi dobbiamo procedere verso il futuro, che Renzi sia stato un passo avanti, sicuramente molte cose si potevano fare diversamente, errori sono stati commessi, ma sono state fatte moltissime cose importantissime per questo paese. Abbiamo interpretato, io credo, la modernità in modo nuovo rispetto al passato e una fuga, diciamo, all'indietro, una retromarcia innescata per tornare a uno schema, diciamo, di sinistra più tradizionale, io non penso che sia la soluzione. Abbiamo visto che fine ha fatto Liberi e Uguali, per esempio, quindi tornare in quella che gli inglesi chiamano la nostra comfort zone, tornare nell'area che ci fa stare comodi, nelle cose già viste, già fatte, già conosciute, sarebbe un errore esiziale. Io penso che il contrario vada fatto, cioè che non dobbiamo avere, come dire, meno innovazione di prima, ma dobbiamo avere paradossalmente più innovazione di prima, perché dove abbiamo pagato un prezzo è stato non dove abbiamo rottamato, utilizzando un'antica espressione, ma dove non si è rottamato abbastanza. Il mondo, il tempo, la storia, l'economia, tutto va velocissimo e quindi riapplicare schemi che già abbiamo conosciuti sarebbe destinarci a una sorta di suicidio politico che io non potrei accettare. Quello che chiedo dunque è che ci sia un candidato, una candidata, perché no, che rappresenti una fortissima spinta innovativa, che rappresenti una classe dirigente nuova, una classe dirigente che abbia parole nuove da dire al paese, anche uno stile innovativo se volete. Ma se questo congresso serve soltanto a tornare al partito precedente a Renzi, come se un colpo di spugna potesse semplicemente cancellare una parentesi e riportarci a un passato nel quale, come dire, una sorta di coperta di Linus, un passato nel quale stare comodi, sarebbe un errore terribile. Credo che la sinistra abbia ancora un senso oggi in questo paese, che abbia un senso nell'ascolto, nel tenere insieme le persone,
che abbia un senso nelle parole di rispetto reciproco, nel rispetto anche nei confronti delle istituzioni repubblicane, della nostra Costituzione, nella fiducia in quell'Europa che ha tenuto 70 anni di pace e che ha dato grandissime opportunità ai nostri ragazzi di crescere, affermare la propria personalità, costruire le proprie vite. Sono tutte cose sulle quali dobbiamo puntare, ma dobbiamo puntare con facce innovative, con un gruppo dirigente nuovo che prenda il testimone da chi ha governato il partito fino adesso, e non parlo solo di Renzi, parlo anche di chi era prima di lui, e che queste nuove persone possano portare avanti una proposta politica che sia riconosciuta dal Paese davvero come genuinamente nuova e in linea con le sfide del nostro tempo. Io penso che questo si deve fare. Per cui facciamo il congresso, io dirò come la penso, come dire, secondo me restare a sinistra e andare avanti saranno le mie parole d'ordine. Spero che la discussione tra di noi sia buona, abbiamo ancora tante cose da dire a questo Paese. Abbiamo bisogno di facce nuove, abbiamo bisogno di parole nuove, abbiamo bisogno di uno stile nuovo, certamente non di un ritorno indietro. Io mi fermo qui, non ho ancora un orario per domani perché dipenderà dai lavori d'aula, ma vi terrò aggiornato ovviamente via Facebook e via Twitter. Vi ringrazio ancora una volta per avermi ascoltato, mi scuso per il problema tecnologico all'inizio e ci vediamo domani. Ciao!